edizione del nostro telegiornale. In apertura parliamo del Quintiliano, perché dopo la caduta di Calcinacci di ieri, il commissario dell'ex provincia Giovanni Arnone assicura che gli accertamenti saranno condotti in maniera celere. Sentiamo Beppe Iannini. Infiltrazioni piovane da una parte del tetto, problemi a una guaina e agli infissi. Sono queste le lacune riscontrate tra ieri e questa mattina dai tecnici del Libero Consorzio, l'ex provincia, intervenuti in via Tisia dopo il cedimento di Calcinacci all'Istituto Quintiliano, che ha comportato il ferimento di due studentesche. Il commissario straordinario Giovanni Arnone ha assicurato che l'attenzione dell'ente è massima e che gli accertamenti saranno condotti in maniera celere. Il personale tecnico, puntualizza Arnone, sta svolgendo un'attività di indagine anche termografica in modo da arrivare ad una diagnosi complessiva su tutto l'edificio ed in particolare sulle parti ammalorate. Se la scuola non sarà in assoluta sicurezza, noi non permetteremo che ci siano i ragazzi. Nel frattempo, tuttavia, la scuola resta aperta. Soltanto un'aula, quella in cui si è verificato il cedimento, è stata interdetta. È evidente, prosegue il commissario del Libero Consorzio, che se si avvisteranno ulteriori elementi che possano preoccupare nell'uso dei locali, sarà inibita qualche altra area dell'edificio. Per gli interventi che inevitabilmente sarà necessario avviare all'interno della struttura, Arnone assicura che non esiste alcun problema di natura finanziaria. Ci faremo carico della situazione senza alcun problema. Abbiamo già le risorse reperite dirottando somme relative a vecchi mutui con la cassa depositi e prestiti, accesi per altre opere che magari adesso non sono più così utili. Si svolgerà sabato a Priolo la manifestazione Basta inquinamento industriale, previsti numerosi partecipanti. Sabato prossimo si svolgerà a Priolo la manifestazione di protesta e sensibilizzazione organizzata dal gruppo Basta veleni nell'aria a Siracusa, Priolo, Melilli ed Augusta. L'obiettivo, spiegano gli organizzatori, è quello di non abbandonarsi a una logica fatalistica e di impegnarsi affinché si inizi a monitorare l'attività dei colossi industriali, prendendo in caso di omissioni o sforamenti immediati severi provvedimenti che fungano da deterrente. Inoltre, altro traguardo che il gruppo si prefigge di raggiungere è quello di vedere riconosciuto e rubricato il reato di omicidio colposo industriale, per perseguire penalmente chi oltraggia la vita con politiche industriali che contribuiscono ad alimentare l'inquinamento atmosferico, che incide sull'epidemiologia oncologica del quadrilatero aretuseo, non a caso definito della morte, per l'alto tasso di morti di cancro che ogni anno si registra. Il programma prevede il raduno alle 15 al Pala Enichem. Da lì ci si muoverà attraversando la cittadina fino a raggiungere davanti la sede del municipio priolese. A Melilli il sindaco Giuseppe Carta interviene in merito alla chiusura di un'aula della scuola Don Bosco, respingendo ogni addebito. L'unica cosa che ci rimproveriamo è la mancanza di comunicazione con la scuola. Per il resto non abbiamo fatto mancare nulla in termini di servizi alla Don Bosco come alle altre scuole. È la difesa del sindaco di Melilli Giuseppe Carta che ieri ha ordinato la chiusura di un'aula della scuola dopo l'intervento dei carabinieri e dei NAS che hanno riscontrato la non conformità dell'impianto elettrico e l'inesistenza di un impianto di emergenza. Sembra che originariamente l'aula in questione fosse destinata a un magazzino e non a una classe, da qui l'intervento dei militari dell'arma ed il seguente provvedimento del primo cittadino. Spiega Carta, da quando 6 mesi fa ci siamo insediati abbiamo lavorato sodo sull'edilizia scolastica, garantendo gratuitamente tutti i servizi necessari come il trasporto pubblico, la refezione, ma anche l'assistenza sanitaria e scolastica ai bambini meno fortunati, la pulizia costante di tutti i locali e tutto questo nonostante il bilancio nel tempo abbia subito delle considerevoli variazioni.
Noi teniamo alla salute dei nostri figli e la parola prevenzione assume importanza fondamentale nella nostra azione di governo. Per questo abbiamo effettuato anche prove statiche a campione nelle scuole, verificandone il buono stato di salute. Da questo punto di vista non accettiamo lezioni da nessuno. Carta sottolinea come il Comune non abbia alcuna responsabilità per quello che è accaduto ieri, non avendo mai ricevuto comunicazione in merito e eventuali situazioni di inagibilità che potessero riguardare la Don Bosco. L'ordinanza di chiusura dell'aula è stata immediata. Il provvedimento, afferma il sindaco, è stato consigliato e non imposto dai militari dell'arma. L'amministrazione comunale non ha tergiversato un solo istante, anche se alcune mamme avrebbero gradito non far spostare i figli da quell'aula. I comuni della zona nord di Siracusa, Lentini, Carlentini e Francofonte si intersecano con i comuni del Ragusano alle elezioni nazionali per la Camera, mentre per il Senato Lentini e Francofonte faranno parte del collegio di Catania. I dettagli, Danello Lafata. Sono stati definiti i collegi elettorali delle varie province siciliane e quindi anche per quanto riguarda Siracusa e Ragusa. Nell'ultima determinazione dei collegi elettorali, nel luglio 2015, la provincia di Siracusa era completamente scomparsa perché una parte del territorio, Lentini, Carlentini e Francofonte, veniva assorbita dai collegi Sicilia di Catania, insieme ai comuni di Gravina di Catania e Mister Bianco, e insieme ai quartieri di Picanello e Cardinale. La modifica della legge elettorale e la discussione che ha avuto luogo in questi ultimi giorni ha spinto tutti i deputati nazionali a fare quadrato e quindi ad impedire che vi sia la riproposizione di scippi a danno della nostra provincia. È stato deciso che i due collegi di Siracusa alla Camera non faranno parte di Catania, così come era stato preventivato, ma saranno intersecati con i comuni della provincia di Ragusa, mentre per il Senato solo i comuni di Lentini e Francofonte faranno parte del collegio di Catania. Nel collegio del Senato faranno quindi parte i seguenti comuni: Acate, Augusta, Avola, Buscemi, Canicattini Bagni, Carlentini, Cassaro, Chiaramonte, Comiso, Floridia, Gerratana, Ispica, Melilli, Modica, Monterosso, Noto, Pachino, Palazzolo, Portopalo, Pozzallo, Priolo, Ragusa, Rosolini, Santa Croce, Scicli, Siracusa, Solarino, Sortino e Vittoria. Mentre i comuni di Lentini e Francofonte, lo ripetiamo, faranno parte del collegio di Catania per il Senato. Questi comuni dei due collegi di Siracusa, Sicilia Orientale 09, fanno parte i comuni Avola, Buccheri, Buscemi, Carlentini, Cassaro, Ferla, Francofonte, Gerratana, Ispica, Lentini, Monterosso Almo, Noto, Pachino, Palazzolo Acreide, Portopalo di Capopassero, Pozzallo e Rosolini. Nel collegio Sicilia 2-10, sempre per la Camera, fanno parte invece i seguenti comuni: Augusta, Canicattini Bagni, Floridia, Melilli, Priolo Gergallo, Siracusa, Solarino e Sortino. Novità per la nuova caserma dei Vigili del Fuoco di Siracusa, è stato pubblicato il bando di gara per la realizzazione della struttura. I dettagli in questo servizio. È stato pubblicato il bando di gara per la realizzazione del nuovo comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Siracusa. È relativo al completamento del primo lotto. L'opera, per un importo complessivo di 4,3 milioni di euro, è stata finanziata attraverso la legge 433 del 91. 900 giorni per completare i lavori una volta iniziati, spiega Enzo Vinciullo, che ha seguito da vicino il complicato iter per la costruzione della nuova caserma dei Vigili del Fuoco, andati avanti a strappi. Entro il 6 gennaio vanno presentate le offerte. Dall'indomani via le operazioni di gara. Sarà il Dipartimento regionale della Protezione Civile ad aggiudicare i lavori. Progetto lungo e tormentato per la realizzazione di una struttura di fondamentale importanza per la provincia di Siracusa. Forse siamo finalmente alla svolta, commenta con moderato ottimismo Vinciullo. Da assessore comunale alla ristrutturazione aveva avviato i lavori, poi arenatesi con i cambi di giunta e amministrazioni. E chiudiamo con una notizia alquanto curiosa: il sindaco di Avola, Luca Cannata, si scambierà la poltrona con il sindaco di Rapallo, Bagnasco. L'esperimento durerà 4 giorni. Da lunedì per 4 giorni il sindaco di Avola, Luca Cannata, governerà in Liguria, il primo cittadino di Rapallo, Carlo Bagnasco, in Sicilia.
Lo scambio è ormai pronto, la macchina organizzativa in moto e i programmi stabiliti. Per non violare alcuna norma saranno i rispettivi vice sindaci ovviamente a fare da reggenti effettivi, ma due sindaci in questo modo si confronteranno su opere, infrastrutture e turismo. Insomma, dal 15 al 19 gennaio scambio di poltrone per capire le differenze che corrono tra l'amministrazione di una città del nord e una del sud, per imparare e magari anche copiare dall'amministrazione della città ospite. Rapallo e Avola sono due città di mare, entrambe con circa 30.000 abitanti ed entrambi i primi cittadini sono giovani, 38 anni Cannata e 40 Bagnasco, e al secondo mandato. Cannata sarà accolto da associazioni locali, incontrerà dipendenti e politici del comune e il presidente della regione Liguria, Giovanni Toti, poi sarà accompagnato a visitare le realtà produttive locali. Avola non sarà da meno, il sindaco Bagnasco lunedì sarà subito accolto dalla Proloco e dalla rete di imprese turistiche, grazie alle quali visiterà Avola Antica, il centro e il teatro Garibaldi per finire con la cena a base di prodotti locali. Martedì accoglienza in comune, incontro con uffici e dirigenti, quindi la visita al depuratore, sbloccato da Cannata dopo 37 anni, al centro comunale di raccolta. E ancora sopralluogo al lungomare al Borgo, al centro giovanile, al Museo dei Sapori di Avola, per chiudere con la visita alle aziende della filiera della mandorla, dei limoni e del vino. Mercoledì Bagnasco sarà accompagnato a visitare gli uffici periferici del comune di Avola e a conoscere i vicini di casa di Noto e Siracusa, per poi ripartire giovedì per l'incontro con l'ANCI nazionale. Qui i due sindaci si scambieranno le proprie impressioni e torneranno a occupare ognuno il proprio ruolo, con un bagaglio culturale e amministrativo sicuramente più ampio. Bene, questa è la nostra ultima notizia, noi vi ringraziamo per l'attenzione e l'appuntamento alle prossime edizioni.